darci una mano per la consegna degli attestati. Abbiamo una musica di sottofondo? Abbiamo qualcosa per accompagnare questo momento solenne? Possiamo anche avvicinare il tavolino. Ah, ecco cosa volevo dire, ecco. Credo che siamo stati bravissimi, inappuntabili a mantenere le distanze anche nelle attività di gruppo, sono stati bravissimi i docenti anche a guidare una consegna con il distanziamento, però io vorrei fare una foto con tutte le persone che oggi stanno indossando questa maglia, perché io credo che occorra far sapere che pur nel rispetto della normativa, ecco, vogliamo lanciare un segnale d'appartenenza. Questa maglia non ha un brand, ha una parola, ha un hashtag, noi siamo Artedo, ecco, se condividerete sempre nel rispetto delle normative video e foto, vi invitiamo a utilizzare questi due hashtag, noi siamo Artedo e fai della tua passione la tua professione, ok? Se lo farete, grazie. Io, a me piacerebbe, a tutti con la mascherina, dopo, prima con il gruppo docenti e direttori, fare una foto qui sul palco e poi con tutti gli artigiani che oggi stanno indossando questa maglia, per cui qualcuno che vuole prendere parte a questa foto, vuole essere importato in questa foto e la maglia la lasciata in camera, magari tra le robe da lavare, la vado a recuperare, perché mi piacerebbe fare questa foto con voi e non lo dico più. Allora, adesso andiamo senz'altro avanti, c'è da dire qualcosa? Sì, allora, alcuni tutor verranno a ritirare gli attestati per gli allievi che della consegna dell'attestato non se ne possono fregare di meno. No, magari non possono essere qui per mille motivi, ma non sono presenti, quindi comunque consegniamo l'attestato qui, sede di congresso. Se le persone che chiamerò dunque non potranno intervenire, invito il tutor di sede a venire a ritirarlo. Non ci daremo la mano, resteremo distanziati qui sul palco, per cui invito tutti a salire magari di qua, ecco, creiamo un protocollo, magari allontaniamo un pochino questo tavolino più da questa parte. Ma io direi di fare un attestato a ciascuno e chiudere, no? E va via, così non c'è. E verranno più volte. Cioè, c'è uno che si specializza più volte oggi? Ha un tutor che prende. E vabbè, vorrei dire che questo tutor lo vedremo più volte. Siamo pronti? Abbiamo la musica? Maria Zingaropoli, cioè Scuola Artedo di Lecce, conclude un percorso blending della durata di 640 ore. Maria, congratulazioni, questo è il tuo attestato per le foto. Salite con la mascherina. Facciamo la foto con la mascherina. Ok, congratulazioni. Cominciamo con le specializzazioni: danza, movimento, terapia, Scuola Artedo di Roma, Valeria Di Febbo, percorso di 1500 ore. C'è Valeria? Non c'è Valeria? Ecco Valeria, ecco Valeria, questo è l'attestato di Valeria, quelli di La Mauro. Scuola Artedo di Torino, percorso di specializzazione di 1500 ore in arte terapia di Vanessa Profeta. C'è Vanessa? Non c'è Vanessa. E allora lo consegniamo a Barbara. Valentina Rossi, si specializza in arte terapia a Bologna, percorso di 1500 ore, triennale, abbiamo un 50 e lode, c'è qualcuno che viene a ritirare per Valentina Rossi l'attestazione? Se non la vuole nessuno. C'è Barbara Orlando, per la Scuola Artedo di Bologna. Valentina Barlini, sede di Nuoro, arte terapia, 1500 ore. Valentina Barlini.
dov'è Valentina Ballini, sede di Nuoro. Viene Marianna. Complimenti. Teresa Paese, 1200 ore in arte terapia, scuola Artedo di Cosenza, ritira Emilia. Teatro terapia, scuola Artedo di Roma, percorso di 1500 ore. Stefania Quaglia, Stefania Quaglia che specializza in teatro terapia. Stefania Quaglia. Insomma, a parte Maria Zingaropoli non c'è nessuno specializzato per progresso. Simone Laurenzana, c'è Simone Laurenzana? Ah, eccolo, buon artello di legge, musicoterapia di 1200 ore, ritira Raffaela. Musicoterapia 1500 ore nella scuola Artedo di Trapani per Simona Parrinello. Trapani, Trapani, Simona Parrinello, c'è Simona, evviva, evviva. Guardate quanti applausi poi si prendono per essere qui. Brava Simona, congratulazioni. Simona, volevi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Vuole dire qualcosa? Volevo solo dire grazie per questa opportunità, per questa scuola, perché sembra scontato ma non lo è. Le arti terapie arricchiscono molto, scusate, sono emozionata. E sono dei percorsi lunghi, però ne vale la pena. Grazie a tutti voi per aver permesso questo e a tutti gli insegnanti. Grazie. Grazie Simona, grazie. Specializza nella scuola Artedo di Bologna in arte terapia, un percorso di 1500 ore. Serena De Angeli, Serena De Angeli che non c'è, e quindi consegno l'attestato a Barbara Orlando. Grazie Barbara, c'è poco da fare, se ci siete vi prendete l'applauso, altrimenti vi prendete il clap clap clap, lo trovo giusto. Silvana Pierpaolo, sede di Cosenza, musicoterapia 1200 ore, Silvana Pierpaolo non c'è, e quindi consegniamo l'attestato alla nostra Emilia. Ah ok, va bene, va bene, grazie. Molti hanno avuto il problema dell'orario. Sara Benatti si specializza in arte terapia, alla fine del percorso di 1500 ore, nella scuola Artedo di Verona. Se non c'è Sara Benatti, Ilaria Tudor di Verona, ciao Ilaria Tudor di Verona, questa nuovissima, cominci già bene, vedi, cominci già forte, grazie. Serena Baretti, Serena Baretti, non l'ho vista in effetti. Scuola Artedo di Torino, 1200 ore, specializzazione in arte terapia a Barbara Po. Rossella Quaglia, è un nome che conosco, c'è? L'ho già vista? Rossella Quaglia, musicoterapia, un percorso di 1000 ore, vieni Rossella, vieni, 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 sta arrivando Rossella, un percorso di 1200 ore nella scuola Artedo di Lecce. Emozionatissima. Brava. Vabbè, fa questo effetto, insomma, terminare il percorso alla fine, no? È una liberazione.
Quartetto di Bari, Sabina Lucia Matera, si specializza in musicoterapia al termine di un percorso di 1500 ore. Mira Mea. Sei. Santa Ginga, musicoterapia, 1500 ore, specializzazione della sede Arteto di Torino. Facciamo fare un po' di allenamento. Roberta Verbaro, scuola di Cosenza, percorso di danza musicoterapia, eccola qua, 1200 ore in danza movimento terapia. Vuoi dire qualcosa? Vi vedo emozionati, emozionate, ve lo impedisco io di dire qualcosa perché poi non vorrei che... Rosa Maria Pazienza, scuola Arteto di Roma, teatro terapia, percorso di 1500 ore, ritira direttamente Rosa Maria Pazienza. Rosanna Mieli, teatro terapia, Verona, 1500 ore. Rosanna c'è, Rosanna c'è, ecco Rosanna Mieli. Rosa Tarantino, teatro terapia, scuola Arteto di Bari, specializza con un percorso di 1500 ore. Pietro Frongia, siamo a Nuoro, musicoterapia, 1500 ore, ritira Paolo Ferrara. Prego. Paolo Canale, musicoterapia, 1500 ore nella scuola Arteto di Verona. Paolo Canale non c'è. Scuola Arteto di Verona, consegniamo l'attestato alla tutora Ilaria. Grazie a te. Paola Marcello, Paola non l'ho vista, scuola Arteto di Trento, immagino di dover consegnare, eccola qua, l'attestazione della direttrice, alla direttrice di Trento che consegnerà a Paola l'attestazione. Arte terapia, 1500 ore nella scuola di Torino, Paola Cotugno, che non c'è, ritirerà Barbara Bo, prego. Complimenti ancora, complimenti ai vostri allievi, anche se non sono presenti, ci sono tante ragioni che hanno impedito poi la presenza a questo evento. L'importante è che portiate anche da parte di tutti noi le congratulazioni per aver completato questo percorso in maniera così brillante, anche perché non sto leggendo la votazione, questo non è importante, ma sono tutte votazioni molto alte. Esattamente come quella di Monica Busceddu, che si specializza a Nuoro in teatro terapia al termine di un percorso di 1500 ore. Grazie Paolo. Michela Ventre, teatro terapia, scuola Arteto di Lecce, per 1200 ore te lo consegnerà Raffaella. Michela Oliviero, arte terapia, Torino, 1200 ore, e riecco Barbara. Michele Rossin, Padova, arte terapia, 1500 ore, ritira l'attestazione Barbara Orlando. Melita Crudi, nella scuola di Roma, danza movimento terapia, 1500 ore, consegno a Mauro. Merialba Colucci, musicoterapia a Lecce, 1500 ore. Ma c'è Merialba? Brava Merialba, benvenuta. Facciamole una foto. Vedi che sono qua. Complimenti Merialba. Merialba. Devo ringraziare tutte le persone che ho incontrato in questo percorso, ai miei formatori, ai miei colleghi e basta. Grazie, ciao Mariano. E ancora complimenti. Michela Frau, Padova, arte terapia, 1500 ore.
di nuovo la nostra amica Barbara. Maria Rita Longo, l'ho vista Maria Rita, dov'è Maria Rita? Scuola Artedo, eccola! Scuola Artedo di Cosenza, si specializza in danza e movimento terapia al termine di un percorso di 1200 ore. Una foto per Maria Rita. Complimenti Maria Rita. Beh, a beneficio di chi non conoscesse il nostro sistema, alcuni attestati sono di 1200 ore, altri 1500, perché nel frattempo è cambiata la nostra organizzazione didattica, ma il valore del titolo sostanzialmente è lo stesso. Andiamo a Torino con Marika Tricarico, che si specializza in arte e terapia con il nostro nuovo ordinamento da 1500 ore, e consegniamo l'attestazione a Barbara. Complimenti. Martina Marongiu, Nuoro, musicoterapia, 1500 ore, consegna l'attestato a Paolo Ferrara, con i complimenti per la nostra corsista. Valentina Mazzurana, Verona, musicoterapia, 1500 ore, consegna l'attestato alla tutor Ilaria. Lorella Crestana, siamo a Padova, 1500 ore, percorso di formazione specialistico in arte terapia. Ancora Barbara, piacere. Luana Nanni, specializza a Roma in danza movimento terapia al termine di un percorso di 1500 ore. Ecco. Lena Maggio, specializza in arte terapia al termine di un percorso di 1500 ore a Verona, consegno a Barbara. Loredana D'Acqui, danza movimento terapia, 1500 ore, c'è, lei c'è, brava! Specializzazione in danza movimento terapia per Loredana. Una foto. Complimenti. Vuoi il microfono? Vuoi dire qualcosa? No. Beh, se siamo emozionati davanti al microfono, poi meglio se ve la sentite, vi va di dire qualcosa. Fabio De Troia si specializza a Lecce in arte terapia al termine di un percorso di 1200 ore. Raffaela. Federica Cusanno, Padova, arte terapia, 1500 ore. Oh, c'è, c'è. Federica, c'è. Complimenti. Vuoi dire qualcosa? Non vuole dire niente. Francesca De Marco, Francesca De Marco c'è, sede di Cosenza, specializza in danza movimentoterapia al termine di un percorso di 1500 ore. Complimenti Francesca. Francesca Foltran, corretto? 1500 ore in danza movimentoterapia svolte nella scuola Artedo di Verona. Verona, quindi Ilaria. Grazie Ilaria. Ilaria, Ilaria, ci dicono di rimanere perché non è presente neanche Francesca Visentini, che si specializza al termine di un percorso di 1500 ore in arte terapia, sempre nella stessa sede di Verona. E poi abbiamo Francesca Gozzi. Antonella, ti conviene tornare? Ah, ok, benissimo. Consegniamo alla tutor teatro terapia di 1500 ore di nella scuola Artedo di Trento. Complimenti. Francesco Bruno si specializza in musicoterapia a Cosenza. Non ho visto Francesco, viene a ritirare l'attestato Emilia, percorso di formazione in musicoterapia da 1200 ore. Giovanna Picariello, scuola di Lecce, danza, movimento, terapia, 1500 ore a Raffaella. Ce l'abbiamo quasi fatta, prima di pranzo finiremo.
Giovanni Dalla Pe, Trento, musicoterapia 1200 ore. Consegniamo alla direttrice. Giulia Forestan, arte terapia, Padova, 1500 ore in arte terapia. Giulia non c'è, consegno a Barbara, grazie. Giulia Scipelli, Lecce, teatro terapia, 1500 ore. Consegno a Raffaella. Giusy Bartoluccio, musicoterapia a Catania. Eccola, Giusy c'è. Bel applauso per Giusy. Musicoterapia, 1500 ore. Giusy Bartoluccio, complimenti. Vuoi dire qualcosa? Sì, sì, certo. Grazie, vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Pedro, coraggio. Bravo. Allora, ringrazio questo grande, veramente, è una scuola stupenda perché appunto ha trasmesso a tutti noi delle emozioni pazzesche, perché naturalmente migliora tantissimo la nostra autostima e quindi ci trasforma veramente personalmente. Grazie. Complimenti ancora. Grazia Corzano, musicoterapia a Catania, ecco Grazia. Avremo di un percorso di 1500 ore, complimenti anche a te, cara Grazia. Felicitazioni, facciamo una foto con Grazia. A te, vuoi dire qualcosa? Anche grazie si avvale del quinto emendamento. Arte terapia, 1500 ore nella scuola Artedo di Messina, completa il percorso. Ida Maria La Rosa in arte terapia. Ida Maria La Rosa. Ti dirà Marianna, complimenti. Eleonora Capalbo, specializza a Lecce in musicoterapia al termine di un percorso di 1500 ore. Raffaella. Evelyn Trappa, scuola Artedo di Verona, arte terapia 1500 ore, consegno l'attestato a Ilaria. Daniela Barbato, scuola Artedo di Lecce, teatro terapia 1500 ore. C'è Daniela Barbato? È in sala? Non è in sala, consegno a Raffaella. Maria Daniela Iaconeta, si specializza in arte terapia al termine di un percorso di 1200 ore nella scuola Artedo di Bari, consegno l'attestato a Tea. Denise Barnaba, musicoterapia a Lecce, eccola Denise, un applauso. Si specializza in musicoterapia a Lecce al termine di un percorso di 1500 ore. Complimenti a Denise, una foto con Denise. Grazie, complimenti. Vuoi dire qualcosa, Denise? Elena Chiarini, arte terapia, Verona, al termine di un percorso di 1500 ore. Ilaria, consegniamo l'attestato a Ilaria anche per Elena Chiarini. Attento. Stiamo facendo fare un po' di sport, salire e scendere dal palco. Teatro terapia, scuola Artedo di Bari, specializzazione da 1500 ore per Dania Caroli, che non è presente, quindi l'attestato lo consegno a Tea. Carla Munnia, scuola Artedo di Catania, musicoterapia 1500 ore, ritira Alessandro ritira la festa. Giovani artediani crescono. Carlo Di Leonardo, scuola Artedo di Bari, percorso di formazione in teatro terapia da 1500 ore, consegno a Tea. Chiara Bombonati, danza movimento terapia 1500 ore nella scuola Artedo di Verona,
consegno l'attestato alla tutor Ilaria. Chiara Confortola, danza movimento terapia a Trento, e riecco la nostra Antonella al termine di un percorso di 1500 ore. Anita Tarantino, scuola Arteto di Lecce, musicoterapia 1200 ore, consegno a Raffaela. Anna Semeraro, alta terapia della scuola Arteto di Imperia, al termine di un percorso di 1500 ore, consegno l'attestato a Barbara. Barbara Biffi, scuola Arteto di Bologna, alta terapia, percorso da 1500 ore, a Barbara Orlando consegno l'attestazione di fino percorso. Barbara, rimani Barbara, così ti affido anche l'attestato conclusivo di 1500 ore per Alice Pretis in arte terapia. Guardate quanti giovani colleghi ogni anno specializziamo. Sono gli specializzati dell'ultimo anno questi, no? Sono 40 allievi, vuol dire che siamo davvero tanti in Italia e ovviamente vogliamo ancora crescere perché siamo solo all'inizio. Pensate, due anni in cui siamo stati soltanto online. Ecco, adesso mi chiedo che cosa accadrà quando potremo finalmente riaprire le porte e accogliere nuovi appassionati alla disciplina che poi diventeranno nuovi professionisti. Alessia Zazza, c'è Alessia Zazza? Danza movimento terapia 1500 ore nella scuola Arteto di Lecce. Siamo quasi arrivati a conclusione. Alessia Romina Giarratano, scuola Arteto di Catania, arte terapia 1500 ore, ritira la direttrice. Alberto Rigamonti, Verona, musicoterapia 1500 ore, ritira l'attestato Ilaria. Poi vedremo chi ha ritirato più attestati oggi, e io non so, è un tête à tête tra Ilaria e Barbara. E anche le due Barbara e Ilaria sono state almeno 7-8 volte, no? Ce ne va a vedere. Arte terapia, 1500 ore per Adriana Cordero Perez Rosas nella scuola Arteto di Bari. Anche lei, insomma, è venuta qui parecchie volte, bisogna vedere poi quante volte. Adele Cacciatore per la scuola Arteto di Lecce, musicoterapia 1200 ore, consegno a Raffaele. Abbiamo terminato? Non ancora. Daniela Arpino, scuola Arteto di Roma. C'è Daniela? Vieni Daniela, che l'avevo vista prima, in effetti scuola Arteto di Roma si specializza al termine percorso in arte terapia da 1500 ore. Congratulazioni. Una foto. Grazie a te. Vuoi dire qualcosa, Daniela? Anche no. Grazie. Oh, Barbara Orlando, aveva il suo. È venuta a ritirare quello degli altri. Evviva, 1500 ore. Specializzazione in arte terapia a Padova. Barbara Orlando, congratulazioni Barbara. Vuoi dire qualcosa? Ce la fai? No, allora meglio di no, preferisci. Grazie, congratulazioni. Ma pure tu ci sei, Barbara Bo, arte terapia Torino, 1500 ore. Congratulazioni Barbara. Abbiamo detto. Mauro, fai una foto a Barbara perché sul più bello Olga si è di questa. Vuoi dire qualcosa Barbara? Barbara vuole dire qualcosa. Sono nota per
la mia verbosità, quindi non posso proprio in questo momento non dire nulla. Ovviamente i ringraziamenti a tutti, scusate anche a me. Io brava. Molto, ringrazio, ho scritto in tesi per concludere senza conclusioni, perché questo è l'inizio. Forza a tutti, andremo avanti, il mondo che vogliamo lo costruiamo adesso noi alla faccia di tutto e di tutti, siamo i più forti, comunque è così. Grazie tanto. Giovanna Bigariello, danza, movimento, terapia, Lecce, 1500 ore, congratulazioni. Una foto, Paolo. Non ti perdere nella chat di WhatsApp, vieni a fare una foto a Giovanna. Congratulazioni, vuoi dire qualcosa? Sicuro? No? Passiamo agli attestati da 2000 ore, questi sono gli attestati quadriennali. Cominciamo da Lucia Ottavi, nella sede di Roma, che si specializza con 2000 ore in arte terapia e ritira. Paolo Papalus ritira. Peccato, un attestato da 2000 ore, non venire a ritirare. Silvia Fassan, Trento, danza, movimento, terapia, 2000 ore, percorso quadriennale. Ritira Antonella. Complimenti. Francesco Paolo Ferrara, eccolo. Arte terapia 2000 ore nella sede di Palermo. Stai facendo le foto? Grazie Paolo, vuoi dire qualcosa? Grazie Paolo. Scusate, allora i ringraziamenti sono dovuti, ovviamente, quindi io ringrazio sicuramente i miei colleghi, gli allievi, ringrazio i docenti. Poi cosa dire? Che in questo percorso, ho staff amministrativo e tecnico, in questo percorso ho riconosciuto la preziosa risorsa che sono gli altri e spero di aver ricambiato con altrettanta generosità. Grazie. Grazie Paolo. Simone Gatto, eccolo, si specializza a Lecce in musicoterapia al termine di un percorso quadriennale per 2000 ore. Congratulazioni Simone, vuoi dire qualcosa? Allora sì, io volevo innanzitutto ringraziare tutto lo staff, i docenti, e volevo dire che fai della tua passione, la tua professione, non è solo un hashtag, è qualcosa che ci permette di cambiare veramente il mondo e dimostrare agli altri come si può cambiare questo mondo, quindi credeteci. Grazie. Grazie Simone. Grazie. Insomma, tra i nuovi candidati a diventare docenti di Artedo, con Paolo, con Simone e ho consegnato talmente tanti quegli attestati, ce l'ho in mano quello di Valentina, chi era? No? C'è anche Valentina Graziano, che si specializza a Lecce, con percorso di 2000 ore in musica della vita. E lei sicuramente ha qualcosa da dire. La conosciamo bene. Ma io non posso veramente essere, anzi non posso che condividere con voi la mia gratitudine per aver incontrato tutta questa bella grande famiglia che ci permette di realizzare veramente il mondo che vorremmo, che dove altro potremmo trovare questi strumenti, quindi veramente grazie. Congratulazioni. Va bene, allora io mi fermo qui, dovrò introdurre il professor Benson, però voglio intanto ringraziare Miriam.
perché più tardi non avrò il tempo di farlo e quindi tengo particolarmente a fare il ringraziamento alla padrona di casa, perché è la seconda volta che siamo qua e questo secondo congresso è stato anche più bello del primo, nonostante siamo un po' di meno in una situazione differente, ma certamente una buona parte del merito è certamente di Emilia, per cui Emilia, più di una direttrice, ormai oltre ad essere più di una direttrice anche più di un'amica, non la voglio mettere in difficoltà, per cui già averla chiamata qui e averla messa in difficoltà, adesso vediamo come se ne esce. Allora, dici bene, questo congresso è più speciale perché sicuramente ci sono state delle dimostrazioni vere, sentite, e tu sei stato l'esempio lampante che quello che si predica non è un razzolare, ma soprattutto è un'esperienza di vita. E tu ce l'hai dimostrato, hai dimostrato con te stesso che se si vuole, si può. Si può andare su un'altra dimensione. Questo è il congresso di un'altra dimensione, di un mondo che noi vorremmo, del recupero dei valori, ma soprattutto anche, diciamo, delle emozioni, no? Queste emozioni che sono stratificate poi alla fine da tanta superficialità, da tanto dolore, da tanta sofferenza che tante volte ci incattiviscono, perché è proprio l'istinto della sopravvivenza che ci porta poi a sopraffare anche l'altro, ma non soltanto attraverso una forza fisica, ma anche attraverso una forza di pensiero, perché ognuno di noi pensa di essere sempre migliore dell'altro, ognuno di noi pensa di essere una persona che potrebbe insegnare ad un altro, questo ci sta, ma nel momento in cui noi possiamo farlo con generosità e bellezza e soprattutto anche con umiltà. E io ringrazio innanzitutto Stefano, perché questo congresso è stato organizzato, diciamo, con pochissimo tempo. Abbiamo avuto la grande struttura dietro le spalle dello staff di Artedo Nazionale, che io ringrazio. Quindi Elia e Fabio, e voglio ringraziare anche la mia tutor Fiorella, che è l'anima di Artedo Calabria, Giussi, tutti i miei collaboratori, e soprattutto voglio ringraziare tutti i presenti e anche tutti i miei ospiti, gli invitati che mi hanno onorato in questi giorni, e sono persone che avevano un'agenda piena di appuntamenti eppure sono qui, e io questo non potrò mai dimenticarlo, perché attraverso di loro Artedo continuerà ad andare avanti anche nella nostra regione per costruire, perché come dice lo slogan di Conf Cooperative Nazionale, noi siamo costruttori di bene. Quindi ringrazio veramente ognuno di voi, dal più piccolo al più grande. Ringrazio anche la location che ci ha ospitato come meglio ha potuto, ringrazio Raffaella, ringrazio tutti, dal più piccolo al più grande, soprattutto ringrazio questo grande uomo che è con i suoi corsi. Non ci provare. Grazie. E volevo fare anche un ringraziamento particolare a mio marito Franco, che sta sempre nell'ombra. Ciao Franco. E che lui, diciamo, mi supporta e mi sopporta, perché guardate che anche, diciamo, questa momentanea disabilità per me non è facile, mi ha cambiato la vita, e quindi anche i gesti più semplici per me diventano importanti. E poi voglio ringraziare tutti i docenti che si sono prodigati online, che non hanno fatto mancare niente, assolutamente niente, ai nostri allievi. Ringrazio gli specializzandi perché hanno finito il loro percorso e spero che la loro impronta rimanga per sempre nelle nostre sedi. Grazie. Grazie mille, grazie. Preziosissima. Allora,
E venite un attimo qua anche voi tre, almeno vi prendete un applauso, almeno insieme con me poi. Mandano le comunicazioni, organizzano, fanno, incrociano, scambiano, condividono, a volte impazziscono, altre volte ridono, altre volte piangono e poi non dormono e poi. Però alla fine le cose belle le sanno fare, ecco. Quindi è loro l'organizzazione di tutto, loro mi coinvolgono, io ho detto, dal mio punto di vista questo deve essere un ritorno in presenza, solo conferenze esperienziali, mettiamo così, così e così, fate voi, hanno fatto tutto loro. Insieme con Emilia, per cui è grazie a loro se abbiamo vissuto questa esperienza, che tra l'altro continuerà ancora nel pomeriggio. Mi dispiace per questo fuori programma, lo faccio un po' egoisticamente perché io tenevo a fare i miei ringraziamenti a ognuno di voi, quindi ho preso questo spazio. Grazie, se volete dire qualcosa. Non voglio dire nulla. Dai. Noi siamo qui da una settimana, abbiamo fatto una settimana di aggiornamenti con i vostri docenti, siamo stati tutti insieme, è stata una settimana bellissima. Questi giorni parlavamo, diciamo, non vedevamo l'ora che arrivassero queste due giornate e pensare che è stato possibile vederci di nuovo tutti insieme qua dentro, per me è una gioia incredibile. Adesso manca ancora mezza giornata di congresso con gli ultimi saluti che avremo in questa prima mattinata, quindi siamo ancora tutti quanti insieme. Staremo bene, faremo tante esperienze, avremo un altro collegamento importante. Per il momento quindi vi saluto, ma ci vediamo dopo in realtà. E lascio la parola al mio collega Fabio se vuole. No, non vuole. Ha detto tutto, grazie. Allora. L'unico calabrese è Elia, ti chiedono. Vogliono che tu dica qualcosa. Io non so che dire, è stato strano dopo due anni in cui ognuno era in casa propria, ritrovarsi e quindi ritrovarsi come in una casa, no? Poi con Emilia che è la padrona per eccellenza, quindi è stato bello sia dall'inizio, dal lunedì fino ad ora e continuiamo fino a stasera, è stato bello rivedere tutti. La cosa che mi è piaciuta più anche nella restituzione dei lavori di ieri è che la parola che usciva principalmente, alla quale io ho fatto caso, era proprio bello. E quindi, secondo me, è ideale quella parola. Bello. Grazie. Miriam, allora, continuiamo con il programma e la foto prima del pranzo, ok? Quindi restiamo in sala per portare a termine il programma della mattinata. Miriam.